Prossimo volevamo condividere un'altra bella testimonianza di liberazione di un fratello che si chiama Adriano. Dora, raccontaci tu. Sì, un fratello dolcissimo che da qualche mese ha cominciato a scriverci e ci diceva sempre voleva mettersi in contatto con noi perché diceva vivo una vita infernale. Allora, gloria a Dio, la settimana scorsa, sabato, abbiamo potuto fare una preghiera in Skype con lui. Il Signore ha fatto cose meravigliose. Non voglio entrare nei dettagli perché Adriano nella testimonianza spiega e spiega anche la sua vita, come mai ha giunto a avere una vita infernale, cosa le è successo fin da piccolino. Però senza dire tanto, voglio che i fratelli possano gioire insieme a noi per quello che il Signore ha fatto nella vita di Adriano, come il maligno l'ha ingannato durante la sua vita, come ha giunto a essere veramente giù, e come il Signore l'ha liberata. Sì, grazie, quello Gesù. È il punto che possiamo imparare come essere liberati. Amen. Va bene, che poi è sempre lo stesso modo, è sempre Gesù. Però impariamo come ha fatto questo, come ha fatto quello, come ha fatto Paolo, come ha fatto Pietro, come ha fatto Giovanni, come ha fatto questo apostolo, come ha fatto quell'altro apostolo, perché è una storia lunga. Capisci? Debellare e vincere il diavolo in questa vita è una storia un po' lunga, perché il diavolo è come l'AIDS, cambia sempre faccia, cambia, oltre la corna così, e oltre la corna cos'ha. A volte le corna a forza di polipo, a volte a forza di cancro, sono sempre le sue corna, però impariamo, adesso serve la spada, adesso serve il bastone sulla testa, adesso serve questa scrittura, quindi impariamo nel nome di Gesù. Amen. Vai, Amen. Angela. Grazie Gesù. Ascoltiamo la testimonianza di Adriano. Carissimi fratelli di Radio Blast, un saluto gigante a fratello Giuseppe, ad Angela, Dora e ad Adrienne, se non sbaglio la pronuncia. Vi invio questo file audio per una mia testimonianza, oggi è il 26 maggio 2018. Io mi chiamo Adriano, praticamente oggi ho parlato con Dora ed Adrian via Skype, dopo averli contattati precedentemente tramite mail. Ho esternato a loro i miei bisogni, ho raccontato a loro in maniera sintetica ed esaustiva la mia storia che sto per raccontarvi e abbiamo concluso con una preghiera di liberazione sulla mia persona. Praticamente la mia storia è questa, sarò sintetico il più possibile. Ho 48 anni e sono cresciuto in una famiglia cattolica. Sin da bambino mio padre mi accompagnava tutte le sante domeniche a messa e partecipavo con entusiasmo, con gioia, con desiderio. Crescendo, questo entusiasmo, questa gioia, questo desiderio sono rimasti non solo in me, ma sempre di più vivi, al tal punto che volevo consacrarmi al Signore nella vita religiosa, pur essendo bambino. Praticamente all'età di 14 anni circa maturavo sempre questo mio fortissimo desiderio. Questo lo faccio come piccola premessa. Da quel momento in poi, ripeto, questo mio desiderio di consacrarmi al Signore e soprattutto di fare del bene agli altri, sin da piccolo. Lo ho sempre avuto, è sempre stato presente in me questo desiderio. Mi ricordo un giorno, non so come, mi sono imbattuto in una delle tante riviste che giravano all'epoca con la pubblicità di un mago, non un mago prestigiatore, ma un mago di quelli, diciamo, quelli tra virgolette veri, occultista, cartomante e quant'altro. E affascinato dal fatto che questo mago diceva che poteva risolvere problemi altrui e che a chiunque gli avesse scritto gli avrebbe dato in omaggio una copia di un suo libro, io, nonostante la mia giovanissima età, scrissi a questo mago e nel giro di pochi giorni ricevetti a casa questo libro. Da quel momento in poi
mi si è aperto un mondo che io non immaginavo minimamente l'esistenza e ancor meno la sostanza. Per 4 anni abbondante mi sono dedicato all'occultismo, non a praticarlo, ma soprattutto a studiarlo, ci tengo a precisarlo. Voglio precisare questo per farvi capire che anche lo studio di queste cose inquina l'anima, inquina la mente, è come se uno apre un tombino per vedere cosa c'è dentro, mette le mani solo per vedere, però fondamentalmente ti sporchi. Praticamente questa mia esperienza, che cresceva sempre di più, acquistavo decine e decine di libri, ovunque, di tutto e di più. Qualunque cosa volevo nel settore la riuscivo a trovare. Ero arrivato al punto di aver contattato, così, per imparare, per vedere cosa potevo fare, per crescere e per fare del bene agli altri, delle persone esperte in questo settore, tra virgolette esperte. Praticamente bisogna dire che tutte queste persone, non esiste la magia bianca, nera, gialla, verde, rossa o rosa, quella che sia, sono tutte consacrate, io parlo di quelle vere, non dei ciarlatani, a Satana. E ahimè, io in maniera inconsapevole, guarda caso, ho contattato proprio queste persone. Non faccio nomi assolutamente, sono persone che veramente posso testimoniare pericolose sotto il profilo esoterico e di conseguenza spirituale e di conseguenza materiale, persone che esistono veramente e che fanno il male veramente e spesso e volentieri anche gratuitamente. E praticamente mi sono imbattuto in questa esperienza. Molte di queste persone le conoscevo tramite telefono, mentre poi dalle mie parti sono riuscito a contattare un'altra persona dove andavo a casa della stessa e cercava di insegnarmi per quel che poteva, perché ero un ragazzino, che cos'era l'esoterismo, l'occultismo, e ho visto delle realtà che in quel momento non riuscivo ad afferrare completamente cosa volessero dire. Fatto sta che in me rimaneva sempre il desiderio e la convinzione che tutto quello che stavo facendo lo facevo in nome di Gesù, in nome di Dio, in nome di quel sentimento buono e pulito che mi ha cresciuto e che è cresciuto in me nel tempo, da sempre, ma non sapevo in realtà che mi stavo mettendo in un vero e proprio inferno reale. Fatto sta che praticamente un giorno decisi di smetterla con queste cose. Sicuramente il Signore già stava operando sin dall'inizio, quando ha permesso questa mia esperienza. E presi il telefono e contattai una delle persone più pericolose che avevo conosciuto e gli dissi: guarda, che non ero più intenzionato a fare nulla di tutto questo, non mi interessava. Questa persona, mentre parlava con me, sentii un campanello dentro casa di questa persona, tipo un suono di campana, adesso giusto per dare un'idea, e mi disse: guarda Adriano, in questo preciso istante ho davanti a me Lucifero e mi dice che non è possibile che tu lasci questa realtà. Io, terrorizzato, chiusi il telefono, scappai letteralmente da casa e mi rifugiai in chiesa a pregare. Ero veramente terrorizzato da tutta questa situazione. Dopodiché, strada facendo, all'età di circa 18-19 anni, conobbi un sacerdote gesuita. Questo sacerdote mi ascoltò, vide tutta la mia bontà e la mia sincerità nel racconto e nell'esperienza che avevo vissuto. E praticamente mi disse che poteva aiutarmi in tutto questo. Mi parlò tramite le scritture, porregò su di me, porregò con me e abbiamo fatto insieme un cammino di parecchi anni. Questo sacerdote è un gesuita che poi è stato trasferito a suo tempo e non sto a dire qui il motivo. E praticamente ci sentivamo poco. Fatto sta che durante questi suoi incontri con la parola del Signore
mi diceva che chi compie queste cose, anche chi si interessa di queste cose, è in abominio al Signore. Io non sapevo nemmeno cosa significasse il termine abominio. E mi vidi che praticamente non era quello che io fondamentalmente desideravo, assolutamente. E quindi lasciai tutto ciò che era stato quel periodo, tra virgolette, infernale, per dedicarmi completamente al Signore. Dopo questa esperienza sono partito per il servizio di leva, sono ritornato e ho continuato la mia vita ordinaria. La messa, la confessione, l'Eucaristia, tutti i santi giorni. Ero felice, ma non abbastanza, perché quel Gesù che cercavo lo vivevo nel mio cuore più come una forma, ma non come una realtà che io stesso cercavo. Fatto sta che da circa i 20 anni fino ai 30 ho fatto questa vita tranquillissima. A 30 anni conobbi una comunità religiosa che è nata a Medjugorje, e praticamente questo famoso mio desiderio da bambino di consacrarmi al Signore piano piano si sviluppava sempre di più, e conoscendo questa realtà nuova decisi di fare domanda, tra virgolette, e di poter accedere a un cammino di conoscenze preparatorio in questa comunità. Sono stato accolto e ho iniziato questo meraviglioso cammino, e all'inizio è stato meraviglioso, che è durato un anno, ma sarò sintetico, vi dirò soltanto che questa comunità è stata sciolta completamente dal Vaticano, il suo fondatore è stato sospeso a Divinis, e il 99,9% di tutti i ragazzi come me presenti nella stessa, di qualsiasi parte del mondo, sono andati via. E in questa comunità il fondatore e alcuni di loro, invece di predicare il Vangelo, di viverlo e di farci conoscere realmente la parola di Dio, parlavano con gli alieni, parlavano con i demoni, parlavano con le anime dei vivi, e conoscendo la mia esperienza, la mia cultura in questo settore, diciamo che con me ci si sono divertiti, tra virgolette, ero una cavia per i loro esperimenti. Esco da questa comunità e praticamente da 30 anni in poi, tra alti e bassi, alla ricerca di un lavoro che non arrivava mai, iniziai non a cambiare, ma sicuramente a perdere fiducia in quel Gesù che cercavo e che non riuscivo a trovare. Dopodiché, verso l'età di 39 anni, scusate, trovai un lavoro che mi dava la possibilità di vivere dignitosamente. Questo lavoro l'ho portato avanti per un bel po' di anni, fino a quando nel 2012, se non ricordo male, all'età di 43 anni, ho incontrato una ragazza separata con un bambino piccolo. Ci siamo innamorati, sicuramente io mi sono innamorato di lei. Non potevamo incontrarci perché siamo in due città diverse, distanti, quindi solo il fine settimana. E veramente credevo che fosse veramente un dono dal cielo avere una compagna, avere un figlio, anche se non mio. È iniziato questo cammino per me meraviglioso. Mi sono innamorato di loro, di entrambe. Mi sono addossato i loro problemi, che non erano i miei. Per quello che mi è stato possibile, glieli ho risolti. Ho cresciuto un bambino come fosse più di un figlio per me. Aveva 6 anni quando l'ho conosciuto. Lui mi chiamava papà di secondo grado. Ed era una favola, non riuscivo a crederci. Fatto sta che, giustamente, essendo una persona adulta, avevo il desiderio, ed ero convinto anche da parte della mia ex compagna, di vivere insieme. Però con il lavoro distante questo non era possibile. Quindi ho lasciato il lavoro,
la mia compagna già era a conoscenza che l'avrei fatta questa scelta, anche perché già precedentemente ero alla ricerca di un nuovo lavoro in zona vicino a lei per poter permetterci di vivere insieme. In maniera altrettanto sintetica vi dirò che dopo alcuni mesi che ho lasciato il lavoro, dopo ancora una volta averla riempita di regali, di tutto e di più, e aver donato la mia vita alla sua persona, la mia vita, la mia presenza, il mio cuore, il mio corpo, la mia anima, i miei pensieri, i miei soldi, il mio tempo, c'è da dire che io per 5 anni sono andato da lei, lei in 5 anni non è mai venuta da me. Questa persona mi ha mandato un bel messaggino dicendomi che si era innamorato di un altro e che quindi questa bella avventura finiva lì. Non vi nego che non solo mi è crollato il mondo addosso, di più, non avevo più un lavoro, non avevo più quello che io credevo fosse amore e che in realtà non si è dimostrato tale. Praticamente sono ritornato veramente, sotto lo zero, e da lì me la sono presa ancora di più con questo Dio che cercavo e non trovavo. Periodo infernale. Fatto sta che alcuni mesi fa, quindi parliamo di marzo-aprile 2018 di quest'anno, in YouTube mi sono imbattuto in alcuni video di fratello Giuseppe, e devo dire che era una manna dal cielo, è stata. Era l'unico che parlava il linguaggio che io cercavo. Era l'unico che faceva e fa parlare Gesù. Non solo parla di Gesù, ma dà la possibilità a Gesù stesso di parlare, che è una differenza notevole. Spesso si parla di Dio, ma non lasciamo mai parlare Dio. E praticamente sono riusciti a contattarli tramite mail. Ho creato un incontro telefonico con fratello Giuseppe, se era possibile, tramite Skype. E questo desiderio si è realizzato proprio oggi, anche se ho parlato con la meravigliosa Dora, fratello Adrian. Gli ho detto quello che vivevo, dentro la mia camera rumori di tutto e di più, rabbia nel cuore, rancore, dolore, nonostante non abbia fatto mai del male a nessuno, nel vero senso della parola, al di là degli errori umani. Mi sono ritrovato dalla padella alla brace, come se tutti i guai del mondo fossero casa mia. Quindi ho raccontato questo a Dora. Dora mi ha ascoltato, è stata dolcissima insieme a fratello Adrian. Dopodiché mi ha, in maniera semplice, e questo che veramente mi è piaciuto e mi piace, mi ha detto di aprire il cuore a Gesù, a questo Gesù che cercavo con tutto me stesso. E bisogna cercarlo ogni giorno con tutto se stesso. Ho detto di sì, ero pronto, ero in un posto isolato in montagna dove era possibile comunque la comunicazione, ed ora ho iniziato a fare la cosiddetta preghiera di liberazione tramite le scritture. Fino a qualche secondo prima che iniziasse la sua preghiera ero semplicemente triste, amareggiato, confuso, niente di particolare se non il dolore umano di tutto ciò che avevo vissuto fino a questo momento. Fatto sta che appena Dora ha iniziato a pregare tramite le scritture, ad invocare la parola, la potenza di Gesù, il sangue di Gesù e lo Spirito Santo, ma ripeto, in particolare il sangue di Gesù, ero seduto in macchina e non rivivevo questa esperienza che ho vissuto molti, molti anni fa tramite un sacerdote esorcista della Chiesa Cattolica. Sono stato avvolto da una forza a dir poco tremenda che non riesco a descrivere. Questa forza mi ha completamente avvolto il busto, la schiena, la testa, completamente le braccia. Non riuscivo a stare fermo e saltavo dentro la macchina, proprio tremavo a vista d'occhio, un qualcosa di mostruoso che io cercavo di controllare ma non riuscivo. In più ho cercato di controllare mentre Dora
invocava lo Spirito Santo e il sangue di Gesù sulla mia vita, una voce potente dentro di me che ha messo degli urli mostruosi che non riuscivo a dominare assolutamente, e veramente ho avuto paura perché mi si era riaperto uno spiraglio del passato che pensavo di aver completamente dimenticato. E questo per farvi capire che se non si è con Gesù realmente nella scrittura, la stanza pulita dopo un po' torna più sporca di prima. Dora pregava, io reagivo in questo modo involontario, non riuscivo a dominarlo assolutamente, sensazioni impossibili da descrivere. Posso solo dire che questa, chiamiamola tra virgolette, energia in maniera molto impropria, la potevo prendere con le mani, fortissima, un qualcosa di mostruoso che ti domina, tu non puoi fare altro che subirla, assolutamente. Finita questa preghiera, abbiamo lodato il Signore insieme, con le lacrime agli occhi, ho ringraziato Gesù per questo incontro bellissimo, scusate, e praticamente Dora mi ha mandato tutto il corso biblico, mi ha mandato delle scritture, mi ha detto che in primis, Adriano, la tua vita non devi donarla a un'altra persona, non perché non sia lecito, ma il primo posto deve esserci Gesù. E una volta che hai Gesù al primo posto, cioè dentro di te, ti darà tutto quello che tu vorrai e tutto ciò che è lecito, se per il tuo bene. Quindi il mio desiderio il Signore lo conosce, avrò una nuova sposa meravigliosa, dei figli meravigliosi, un lavoro meraviglioso e una fede meravigliosa. E praticamente, quando ho ringraziato Dora, ho ringraziato tutti, fratello Giuseppe, anche se non era presente, abbiamo terminato questa chiamata, tremavo ancora dentro la macchina, non riuscivo a scendere, ho iniziato a parlare in lingue, non so che cosa dicevo, non lo so, questo non ve lo posso dire perché non lo so nemmeno io, ma ve lo posso solo testimoniare. E adesso la stanza è pulita, devo mantenerla pulita. Questa è la mia breve testimonianza, non posso scendere in particolari diversi che comunque sia non servono, non fanno bene né a me stesso e ancora meno a voi. L'unica cosa che posso dire è che veramente ho incontrato oggi un Gesù scritturale e mi tornavano in mente sempre le frasi "sta scritto, sta scritto, sta scritto". Quando prima invece ero contornato da un Gesù fatto di rituali, di formule, di forme e non di sostanza. Pur sapendo che questo Gesù può tutto, può fare tutto, non lo vedevo mai all'opera e dicevo, ma come posso comunicare con un Gesù che può tutto? E alla fine non vedo nulla nella mia vita. Prego, 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 faccio, ma non succede niente. E il problema è proprio qui. Il problema è che bisogna realmente credere che Gesù può tutto, ma questo suo potere deve vivere in noi per mezzo della sua parola. Non c'è altro, non c'è altra strada, niente. Poi al di là delle cadute, degli errori o non errori, queste sono cose umane, ma sapere che colui che è in noi è più forte di colui che è fuori di noi è meraviglioso. E questo voglio testimoniare il fatto che se colui che è fuori di noi può fare così tanto danno, immaginatevi che cosa potrebbe fare se il Signore gli permettesse di stare dentro di noi. Sarebbe la fine. Ma in realtà dentro di noi c'è Gesù e la sua parola. Io con questo che dirvi? Ringrazio di cuore Gesù per avermi fatto incontrare queste persone meravigliose. Persone meravigliose che hanno pregato per me e con me a distanza di migliaia di chilometri. E Gesù non ha confini, Gesù opera sempre. Quindi che dire, un bacio gigantesco e un abbraccio altrettanto gigantesco a fratello Giuseppe, ad Angela, ad Adrian e a Dora, con la quale ho parlato e ha pregato per me. Grazie a tutti, vi ascolto sempre e a presto, un abbraccio Adriano.
Dio ti benedica, Adriano. Ti vogliamo tanto bene. È veramente stato anche per me un'esperienza speciale di vedere quanto Dio ti ama, e quando invochiamo il suo nome è sempre lì per aiutarci. E non sei solo, e il Signore ti ha dato una nuova vita, crescere nella sua parola e sapere che ti ama tanto, tanto, tanto. È con te, il Signore è con te. Ti vuole tanto bene, fratello. Dio ti benedica. Gloria a Gesù, alleluia, 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 gloria, 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 alleluia. Dice il Signore, benvenuto a casa, figlio. È tutta la tua vita che ti corro dietro. Benvenuto tra le mie pecorelle. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, io sono il Signore. Io ti amo di un amore eterno. Tutta la tua vita tu mi hai ricercato attraverso esperienze dure, difficili, quasi insormontabili, mentre potevi trovarmi semplicemente, direttamente, non dal libro che il diavolo ti ha dato a 14 anni, ma dal mio libro, il libro che si chiama Il Libro dell'Amore e della Verità e della Salvezza. È il mio libro. Il tuo nome è scritto nel mio libro della vita, non temere. Tu sei mio. Il diavolo non potrà più riprenderti, perché sei protetto, sigillato con il sigillo del mio sangue. Il diavolo non può avvicinarsi. Lui è il Dio della carne, io sono il Dio dell'eternità, io sono il Dio della salvezza. Io ti invito oggi a camminare per il cammino della mia sposa. Sii fedele e presto saremo insieme nel mio mondo, un mondo dove non ci sono magri, non ci sono né maghi né stregonerie né magie di vari colori, ma solo il colore del mio amore, della mia salvezza, dove il Padre ti aspetta a braccia aperte. E tu andrai a Lui nel mio nome, nel mio spirito, nella mia potenza, nella mia salvezza, perché io ti rendo degno di abbracciare Dio, Yahweh. Io ti rendo degno. E Lui ti accarezzerà, ti bacerà, come un padre tiene piccolo bimbo sulle sue ginocchia, lo accarezza, lo guarda con amore, e l'amore del Padre fluisce dentro di te, perché Lui ti ama quanto Lui ama me. Il Padre non ama me, Cristo, Gesù, più di te, ti ama allo stesso modo. Questo è il significato, il messaggio, il senso del Calvario. Grande Padre ti ama come Egli ama me, perché io sono il primo di tutti i fratelli. Io sono il Dio fattosi carne, l'Alfa e l'Omega. E a voi tutti dico, ho preparato un posto così meraviglioso, così benedetto, che le parole vostre, della vostra lingua terrena, non possono esprimere. Perché questo luogo non è sulla terra, ma è nella dimensione del mio spirito. E così camminate, così avanzate, così seguitemi, così avanzate mano nella mano, nello spirito, tenete la mia mano, perché io sono onnipresente, ovunque potete mettere la vostra mano nella mia, perché io sono onnipresente, io sono la parola, io sono lo spirito. Non esiste angolo più remoto in tutto l'universo che io non sono lì per voi. Io sono Gesù, io sono la parola, io sono Dio, io sono il morto che è risorto, io sono nel vostro cuore, io sono la fonte di acqua viva, acqua eterna, quell'acqua eterna che sgorga dal trono di Dio come nell'Apocalisse mostrai a Giovanni. Ecco, quell'acqua è già nel vostro cuore.
e l'acqua della mia parola, del mio amore, della mia salvezza. Che possa quest'acqua sgorgare e fluire dal vostro cuore, a dissetare, a dare vita ai cuori che muoiono, alle anime che muoiono per mancanza di questo particolare tipo di acqua, l'acqua della mia parola, del mio amore, della mia vita eterna, della mia salvezza. Alleluia, grazie Signore, grazie Gesù, alleluia. Amen. Amen. Quanto ti ama il Signore, Gesù, Adriano. Gesù. Adriano dall'Abruzzo, mi dicevi? Sì. Abbiamo evangelizzato in Abruzzo, vero ragazze? Sì. Quante pecore. Pieno di pecore. Pieno bello, di pecore. Bello. Gente alleluia. Molto dolce. Gloria al Signore. Alleluia. Voglio leggere quella scrittura che hai citato, che il Signore ti ha dato nella profezia adesso. Ha detto che il Signore ama Adriano quanto ama Gesù. Cioè Dio ama Adriano quanto ama Gesù. Non è che ama Gesù più di quanto ama noi. E questo lo dice in Giovanni 17:23, sì. Dove Gesù prega al Padre e Gesù dice, Giovanni 17:23, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Ecco. Grazie Angela. Sei qui... dobbiamo essere qualcosa, dobbiamo essere la Chiesa della Parola, cioè ogni cosa che diciamo deve essere confermata dalle Scritture. Il mondo c'ha abbastanza falsi profeti, noi andiamo avanti con le Scritture, noi dobbiamo parlare con le Scritture, perché il Signore ci ha dato il dono della Parola, va bene? La Parola non è una conoscenza enciclopedica che si conosce a memoria, un sacco di libri biblici. I farisei conoscevano più parole degli apostoli, ha memorizzato più degli apostoli, più di me. Quindi non è conoscenza della parola, conoscenza accademica, ma è un dono che si trova nel nostro cuore, e dalla parola esce prima che leggiamo le Scritture, poi le Scritture confermano. Ma anche perché la Scrittura mi dà la certezza che è vero, perché se tu mi dici, Giuseppe, che Dio ama a me, Angela, quanto ama Gesù, io non ti crederei mai. Però se è scritto, deve essere vero. Se è Gesù che lo dice, allora deve essere vero. Altrimenti non ti crederei mai. Amen. Grazie Gesù. No, mentre tu ricevevi questo messaggio da parte di Gesù per Adriano, sentivo che può essere la interpretazione di quella preghiera in lingue che lui ha ricevuto dopo la preghiera di liberazione una settimana fa. Il Signore gli sta adesso in italiano dicendo quello che gli vuole dire. Sì, sì, sicuramente, assolutamente. Certamente l'interpretazione. Prega pure in lingua, Adriano, e registrale se vuoi, mandamele qua che chiedo al Signore l'interpretazione. E comunque sento che Gesù mi dice adesso in questo momento che ti darà anche a te il dono di interpretare le lingue, non temere. Devi solo, Gesù ti dice, figlio mio, devi solo esercitarti un poco e io ti darò il dono di interpretazione. Io ho una chiamata per te, ho un lavoro per te, ho un'opera per te. Cercami, invocami, inginocchiati davanti al mio Spirito Santo, io ti guiderò, ti parlerò, ti benedirò, ti darò potenza e compierò guarigioni attraverso di te. Solo guarda me, e quando, se il diavolo dovesse tornare a darti fastidio, e tornerà, invocami e sgridalo nel nome della potenza che io ti ho dato, dice il Signore, nel nome della potenza che tu già hai, nel nome di quella potenza che solo devi esercitare, e tu avrai potere sopra il diavolo e lui perderà e tu vincerai, perché io sono il Signore. Amen. Grazie Signore Gesù. Amen. Quanto ti ama il Signore Adriano. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia. E guarda, sentito mentre parlavi, ho sentito che il Signore ti manderà una sorella. Ti manderà una dolce sorella, ti manderà. E dopo che... Una sorella anche a senso? Dopo che sorella, una moglie, una sorella. Ah, una sorella, fidanzata? Mm-hmm, una moglie. Mm. E dopo che ho sentito questo nel cuore, lui ha chiesto, che io dopo lui, ho sentito che lui diceva... che prega per una moglie. Che prega per una moglie, quindi sì. La conferma, amen, no? Amen. Quando è che hai ricevuto questo messaggio? Io non l'ho mai sentito. Una settimana fa. Lui l'ha registrato 2-3 ore dopo che abbiamo fatto la preghiera, sabato scorso. Mm-hmm. Sì, infatti non l'avevo ancora ascoltato, è bellissimo, molto ispirante. Mm-hmm. Gloria a Dio.
Amen, amen. Quindi qui nella profezia Gesù ti ha detto che hai dovuto imparare attraverso esperienze dure della vita. E io voglio aggiungere a questo che Gesù ti ha detto, voglio aggiungere che tanti fratelli che adesso stanno imparando la verità, stanno imparando imparando cosa fare, cosa non fare, lo stanno imparando attraverso le dure esperienze della vita. Io vi dico, imparatele direttamente dalla Bibbia. Mi rivolgo specialmente ai nostri fratellini, figlioli, giovani che ci seguono. Abbiamo dei preziosissimi discepoli di Gesù che ci seguono, che hanno 11 anni. Va bene? E io dico a voi, non imparate attraverso l'esperienza della vita, no? non arrivate fino a 40 anni, 45 anni imparando attraverso maghi, stregoni, attraverso donne che vogliono solo il vostro denaro, e che, come questa donna che non è mai venuta a trovarti, è troppo occupata con i suoi business, e quindi non sprecate i vostri soldi. Io lo dico, voglio dirlo a tutti, anche se una donna c'ha un bambino, così non la coprite di soldi, va bene? Perché sennò prendete la donna sbagliata. Una donna che vi ama perché gli date soldi è la donna sbagliata, capisci? La donna giusta è quella che vi segue perché per Gesù, va bene? Quando io mi sono messo insieme a Deborah, io ero... niente, un missionario che evangelizzava tutti i giorni, i soldi erano sempre lì e misurati, attenzione alle scarpe che compriamo, attenzione a come spendiamo, perché sempre sono 45 anni che vivo di offerte. Ho imparato a passare il cappello e ci vuole grande umiltà, perché è più facile dare un'elemosina per strada che andare per strada a chiederla. Provate ad andare a strada e chiedere un'elemosina, io non l'ho mai fatto, ma chi lo ha fatto? Io so che è molto umiliante, quando do un'elemosina per le strade cerco sempre di dare una benedizione, fargli capire che viene dal Signore, sempre dare un piccolo Dio ti benedica, prego per te, e farlo sentire al tuo livello, non inferiore. Va bene? Quindi è una cosa che tutti i missionari, io ho dovuto imparare a passare il cappello quando evangelizzavo, è un po' umiliante, poi ci ho fatto l'abitudine, come sapete adesso non abbiamo problemi, sì. Anche Angela ha imparato, sì. Dora. Se evangelizzi è così, perché la Bibbia dice chi predica il Vangelo vivrà del Vangelo. Ma Dio nella Bibbia, Dio passa il cappello nella Bibbia, quando sì. Chiede le decime, certo, quando dice, quando viene al Tempio dice in Levitico non ti presenterai mai davanti a me a mani vuote, era sì. Proibito andare al Tempio senza portare un'offerta. Quando quella donna, Luca capitolo 21, ha dato gli centesimi che aveva e Gesù ha detto questa donna ha dato tutto quello che aveva per vivere. E Gesù la benedice, non gli dice ridategli i soldi, no, perché è così che Dio benedice. E non perché Dio aveva bisogno di qualcosa di materiale, ma tutto questo andava ai sacerdoti. Dio insegnava a noi tutti a dare. Sì, andava ai preti, ai farisei, ai sacerdoti, che il Signore poi, capito, voi spogliate le vedove, eppure, però cosa succede? La donna era benedetta che la dava a Dio, se poi il sacerdote si comprava l'anello d'oro è un problema suo, Dio lo puniva lui, ma lei dava a Dio e Dio la benediceva, che era gloria a Dio. Amen. Quindi Amen. Fratello, avanti così nel nome di Gesù Cristo, il Signore ti benedirà e sento che ti manderà una moglie. Attenzione però che ci sono anche le mogli del diavolo e anche i mariti, che tutte sexy, tutte tacchi alto eccetera, dovete metterle alla prova. Io lo dico sempre, come si fa a mettere alla prova se una è fidanzato o la fidanzata giusta? Cominciare un cammino insieme per Gesù, andare a evangelizzare insieme, leggere la parola, vedere se nel livello spirituale è in sintonia con te. Sì, attenzione che il sesso dà assuefazione. Se cominciate col sesso, siete automaticamente fuori binario, perché poi uno convive con una prostituta per bisogni sessuali. No, no e no. Non dovete neanche innamorarvi. Amarla sì, come potenziale moglie, ma non innamorarvi pazzamente che non puoi dormire la notte se non tocchi la sua mano. No, no. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, tutte le tue possessioni, tutta la tua casa. E cosa rimane di amore per la moglie e il marito? E rimane molto, ma è un amore riflesso che torna da Gesù.
Come Dio ha detto a Abramo, non lo uccidere Isacco, ecco te lo ridò, ecco, così. Così. E Abramo ha continuato ad amare Isacco, ma quando Gesù glielo ha dato. Va bene? Va bene, e allora voglio dire, Dio benedica quei gesuiti che fanno un buon lavoro. Anche tra i gesuiti ci sono gli uomini di Dio. Quindi vedete, quando solamente perché tra di loro ci sono gente fuori binario, come ci sono certi predicatori che dicono tutti i gesuiti sono del diavolo, tutti i protestanti, tutti i cattolici. Quella parola tutti, dimenticatevela. Va bene? Perché nella sinagoga dove andava Paolo di Tarso c'era lui, Paolo. Non ci sono tutti. No, 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 no. Anche in paradiso non puoi dire tutti bravi. No, anche lì c'era un Lucifero, un diavolo. Vero, anche lì c'è un dragone che con la coda tira un terzo delle stelle del cielo, un terzo degli angeli di Dio hanno seguito Lucifero. Ma la parola tutti, dimenticatevela. Va bene, voi... predicatori totalitari, tutti massoni, tutti rettiliani, tutti che altro cretinaggini predicano questa gente qua. Non ascoltate quella gente, ascoltate il Signore. Va bene, il Signore non giudica tutti, uno per uno. Sì. D'accordo? Individualmente. Allora, diamo un abbraccio a suo fratello? Sì. Ti vogliamo bene, Adriano, Dio ti benedica grandemente. Dio ti benedica tanto. Bello. Se il nostro fratello è in Cristo, e con il Signore vinceremo. Amen. E credo che questa tua testimonianza potrà ispirare tanti a trovare la luce, la verità di Dio. Quindi usa la tua storia, tutto quello che hai attraversato per dare gloria a Dio. E allora, it's worth. Vale la pena. E allora vale la pena. Quando Dio ti manda la moglie giusta, facci un fischio. Se vuoi possiamo anche benedire il vostro matrimonio. Amen. Stai attento che io non sempre benedico il matrimonio. Quando non vedo luce dopo il tunnel, quando uno comincia a dire sì, voglio fare marito, voglio fare la moglie, sì, però questo no, detto, senti, meditate. Questo è prima che si sposano. Prima. Perché di solito dopo che sono sposati tu non alla moglie, al marito di andare via, no. Anche se non sono d'accordo in tante cose. Assolutamente. No, adesso è la tua croce, devi stare insieme, devi lottare. Sì, c'è questa sorella peruviana che lei ha detto posso sposarmi con questo tal di tale? E gli ho detto non mi sembra buona la situazione. No, e poi lei si è sposata. E dopo... fa come ti pare, il mio suggerimento. E dopo anni e anni scrive e dice voglio abbandonare il marito, abbandonare i figli, voglio fare la discepola di Gesù. Allora gli ho detto davanti al marito, no, guarda bene tuo marito, perché ero insieme. Ho detto guarda tuo marito, quello rappresenta Gesù. Adesso hai scelto di sposarlo, adesso ti sottometti, adesso lo segui, adesso prendi cura dei bambini e insomma... Non la sento troppo, non so se gli è piaciuto molto il messaggio. Quindi bisogna dare la volontà, la parola di Dio, la verità. Non è che Gesù è qui per fare quello che tu vuoi. Va bene? Perché di solito, anche questa sorella, di solito all'inizio sono tutti d'accordo con te perché sentono nel cuore, sì, è questa la volontà di Dio. Devo dedicarmi al marito, ai figli, sia che mi piace o no. E all'inizio sono entusiasmati, dicono sì ce la farò. Dopo un mese, due mesi, probabilmente sono sorti dei problemi, di nuovo difficoltà e non sappiamo cosa succede adesso. Sì, quindi quando scegliete compagna la compagna... Non mettetela alla prova in base a come baciano, in base a come carezzano. Quello vanno a prostituta, paghi e son professioniste. Non ti sto dicendo di farlo. No, sto usando il paragone. Vabbè. Quindi non è così che come si fa? Devi fare come ho fatto io con mia moglie. Abbiamo lavorato anni insieme per Gesù. Dora, tu eri in giro, conoscevi la situazione. Sì, avete lavorato insieme per Gesù e dopo il Signore vi ha messo insieme. Non siete state voi, diciamo. Io non ho mai cercato, infatti. No. È stato un brutto come me, una come lei, c'è qualcosa che non va. Vabbè, la bella la bestia, ne ha fatto anche il film. Va bene. Cioè... la prova era che lei evangelizzava, era discepolo di Gesù, avanti. E allora, se tutto va bene per il Signore, tutto va bene per l'evangelizzazione, il sesso sarà la ciliegina sulla torta. Ma se tu prendi la ciliegina e la torta non va, va bene? Sì. Quindi, buon intenditor, poche parole, d'accordo? Sì. Poca parolis. Amen.
Allora, Dio vi benedica. Adriano, un abbraccio, un bacio. Amen. In nome di Gesù Cristo, amen. Tieni in contatto, voglio sentirti ancora, sì. Adriano. Sì, anche io. Amen. Amen. Voglio sapere come va, come continua la tua vita. Ecco, tieni in contatto. Amen. E con questo credo ci fermiamo per oggi. Ma sicura? Sì, sì. Che ore sì. sono? Continuiamo domani alle ore 15, Giuseppe. Aspetta, ma... Sono le ore di chiusura. La peppa. Sono già 3 ore e mezzo? Quasi. Mamma mia, ragazzi, ho volato il tempus, fugitus velocissimus, dicevano li latinis. Dicevano i latini che il tempo fugitus prestissimus. Allora salutiamo i fratelli, vi abbracciamo, ci risentiamo domani, vi vogliamo bene. Dio vi benedica. Amen. Allora ci sentiamo domani, grazie Gesù. Amen. Nel frattempo, avanti con Gesù. Aprire il cuore, oggi cos'è? Sabato vi riposate oggi, no? Non so. Non lo so cosa fanno. Sabato, domenica, grazie Gesù. Bene, ci vediamo domani. Un bacio, un bacionissimo. Un abbraccio. Ciao, ciao, fratelli. Ciao a tutti. Li amiamo. Quanto li amiamo? Tanto, tanto, tanto. Grazie Gesù. Tanto. Grazie Gesù. E Gesù di più. Amen. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao, ciao.